Ciao ragazzi, benvenuti, buona domenica. Raga, oggi breve video, fatto in questa maniera. Spero vi piaccia, così da portarvene di più fatti in questo modo. Fatemelo sapere con un bel like. Raga, oggi parliamo della misteriosa spada, esatto, spada, che abbiamo visto praticamente nel banner ufficiale, insomma in qualche frame, del video ufficiale di presentazione della Season 7. Abbiamo avuto tante novità ragazzi, soprattutto nella mappa, e ne vedremo ulteriormente durante il corso delle settimane, soprattutto verso Natale, che dovremmo avere anche forse il ritorno di una skin, ma ne parliamo tra pochissimo. Mi avete scritto in tanti su Instagram: Dragon, hai visto la spada della Season 7? Che c'ha in mano praticamente quel personaggio, avete visto? Eccolo qua, proprio questo. Questa è la misteriosa immagine, o meglio il misterioso frame, dove abbiamo il nostro sergente con in mano una spada, ok? Ve la faccio in breve, raga. Una spada. Hanno svelato i suoni all'interno del game, ok? Forse qualcuno di voi già avrà visto qualcosa. Ci sono i suoni e sono anche tanti. Quindi, per ogni singola animazione della spada, ad esempio quando colpiamo, c'ha diversi suoni, quando c'è l'impugnatura, insomma, ci sono tante dinamiche per ogni singolo oggetto del gioco che deve avere i suoi suoni. Minimo 3. Questo per non rendere la cosa ripetitiva. Immaginate un suono ripetitivo. Sarebbe un po' bruttino, no? Ma ragazzi, guardate un po'. Abbiamo anche un'altra immagine, che è quella del banner che abbiamo direttamente sul sito fortnite.com nella sezione notizie. Abbiamo anche ragazzi il King Ice, ok? Il re del ghiaccio, impugnare la spada. Ma guardate un attimo, perché il sergente non c'ha l'effetto glowing, non c'ha quell'effetto elettrico, ok? Azzurro attorno alla spada, mentre il re del ghiaccio ce l'ha. Questo significa che molto probabilmente avremo intanto questa spada nel game, ma che l'effetto ci sarà solo quando faremo le kill, un po' come gli zainetti che abbiamo visto precedentemente, no? Anche con la scorsa season, o anche con il piccone della scorsa season, ad esempio del bombarolo lucente cattivo, no? Ora vi direte: Dragon, ma in che senso una spada? Ma sarà un'arma oppure un piccone? Questo in realtà non lo sappiamo, e voglio chiedere anche a voi, secondo voi ragazzi, sarà un piccone o un'arma? La community pensa che possa essere un piccone in realtà, ma da come mi dice questa immagine ragazzi, io vedo il re del ghiaccio impugnare l'arma in modalità combattimento. E detto sinceramente, ce la vedo una spada come arma su Fortnite, raga. Voi cosa ne pensate? Intanto qui arriva la parte in cui abbiamo il sergente che sta impugnando quest'arma. Eccolo qua, vedete che arriva. Non mi sta tanto di piccone, raga, eh. Poi abbiamo i pupazzetti di neve, che penso saranno una skin. Qui intanto richiama al combattimento e boom, Season 7. Quindi raga, commentino qua sotto. E a proposito di Natale, raga, ormai in arrivo. Come ben sapete, e per chi non lo sa lo dico subito, il 14 dicembre del 2017, quindi l'anno scorso, raga, abbiamo avuto la skin Pan di Zenzero, o Saccheggiatore Felice. Secondo questa schermata di caricamento, raga, dovremmo avere ancora il ritorno di questa skin Saccheggiatore Felice. Questa volta però, come hanno fatto con la Skull Trooper, che hanno fatto anche la versione femminile e hanno aggiunto anche quell'effetto glow verde, anche per questa skin dovremmo avere delle personalizzazioni. La personalizzazione sembra una novità, raga, per quanto riguarda le skin già da qualche mese su Fortnite Battle Royale. Quindi non ci resta che aspettare e scoprire il perché di quella spada nel trailer. Raga, io spero tanto sia una spada. Sarebbe molto divertente utilizzarla negli scontri ravvicinati. Potrebbe funzionare, raga. Altrimenti molto probabilmente sarà un piccone. Se no non la mettevano neanche nel trailer e neanche sul banner sul sito. Ragazzi, video brevissimo, noi ci vediamo anche domani, penso, un nuovo video, anche se in realtà domani devo partire, torno giovedì, ma vi lascerò dei video caricati qua sul canale, anche con i 60 fps su mobile. Raga, aspetto la vostra, qua sotto nei commenti. Ciao!